Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Tragedia nel motociclismo. Un pilota è rimasto ucciso oggi a seguito di un grave incidente in pista durante le gare di Coppa Italia Velocità, in corso di svolgimento al Misano World Circuit Marco Simoncelli. L'incidente avrebbe coinvolto quattro moto, generando una carambola fatale per il pilota piemontese, investito da uno dei mezzi in piena corsa. Immediata la decisione dell'FMI, organizzazione promotrice del trofeo, e del Misano World Circuit di sospendere la manifestazione. Ma come è successo il tragico incidente? E chi è il pilota che purtroppo ha perso la vita? A causa probabilmente di un problema al motore, un primo pilota si sarebbe fermato ai bordi del circuito. Quindi, una seconda moto in arrivo avrebbe colpito il mezzo fermo, spostandolo al centro della carreggiata, dove stava sopraggiungendo una terza moto, quella del pilota che ha perso la vita. Caduto, il pilota sarebbe stato investito da un quarto mezzo in arrivo in corsa, impatto fatale, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Il magistrato di turno, Davide Ercolani, ha disposto comunque il sequestro dei mezzi e l'autopsia sul corpo del pilota deceduto per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Il pilota è Fabrizio Giraudo. Originario di Fossano, in provincia di Cuneo, aveva una grande passione per le moto e proprio ieri aveva aggiornato la sua immagine pubblica di Facebook inserendo una foto in cui è intento a lavorare al suo motore. Oggi moltissimi hanno lasciato un messaggio di cordoglio. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.